Beh, io devo dire, ho molto apprezzato i vostri lavori, lo spirito costruttivo che vi anima, l'ottimismo che ho letto in tutti gli interventi. Ho apprezzato anche il taglio molto pragmatico di Irene Priolo. Cercherò di fare qualche ragionamento ad integrazione di quello che Priolo ha detto. Beh, intanto lo scenario, perché vorrei spendere qualche parola su questo, non per essere pessimista, perché dobbiamo sapere. Intanto noi non abbiamo davanti, Virginia, un lungo fiume tranquillo. Abbiamo davanti una lunga stagnazione esposta al rischio di tempeste improvvise, lo spread, l'ISIS, le banche. A medio termine c'è la crisi demografica, l'invecchiamento della popolazione, la crisi del welfare. Questo è lo scenario. Non sono pessimista, questo è lo scenario che dobbiamo tutti riconoscere. E questo vuol dire che ci sarà una scarsità di risorse pubbliche, una scarsità di risorse private. Poi non tutto è fermo. Nella mobilità la domanda è calata 10 punti, la domanda va con il PIL. Però noi non ce ne siamo accorti perché ci sono difficoltà continue. Poi la domanda, anche quando sembra il contrario, cambia continuamente. La composizione della domanda di mobilità cambia continuamente. E lo stesso i processi di trasformazione urbana, sembra tutto fermo. Io non sono preoccupato tanto del consumo di suolo, come non sono preoccupato dell'inflazione. Non sono preoccupato dell'inflazione. Sono preoccupato che tutto si ingessi, ma non è così. I processi territoriali sono una talpa che continua a lavorare continuamente, no? Si trasforma continuamente. Qualcuno ha anche detto, c'è un fenomeno importante oggi, anche per voi molto importante, di popolazione che si trasferisce verso la città. Questa è una delle tendenze degli ultimi 5-6 anni. Quindi questo è il quadro, e in questo quadro ha ragione Priolo, ci sono due questioni di fondo: la selettività delle politiche e il fatto di saper cogliere le opportunità. Queste sono le due cose. Vale per voi, vi siete messi insieme, secondo me, per questo, per riuscire a fare questo, per mettere a partito meglio le risorse pubbliche e private. Ecco, venendo al tema di stasera, almeno quello che mi è stato un po' segnato, cioè questo grande tema, questa grande opportunità della Complanare, della Complanare di mezzo, adesso non mi ricordo come la... Poi i politici amano molto trovare delle parole suggestive. Io sono fra quelli che al convegno di 2 mesi fa, promosso da Renzo Gorini, ha sostenuto la tesi del no al passante e la tesi della banalizzazione totale della tangenziale, che vorrebbe dire a San Lazzaro avere una piattaforma che può avere 4 corsie per senso di marcia senza pedaggio, vorrebbe dire una trasformazione radicale. Ma questo forse non sarà possibile negli equilibri. Quello che segnalo qui a Priolo e a Merola è l'esigenza assoluta che la componente stradale di questa soluzione abbia la meglio rispetto a quello che è accaduto in passato, quando ha prevalso la componente autostradale. Una delle ragioni per cui non sono favorevole al passante è che il passante è una soluzione autostradale, mentre noi abbiamo bisogno d'altro. C'è una criticità della mobilità urbana, suburbana e metropolitana che si risolve solo così, no? Con la mobilità autostradale. E quindi la mia idea ottimale è quella di una banalizzazione che arrivi a Ozzano, che arrivi all'interporto. Poi il quadrante occidentale ha già la nuova Bazzanese, ha già la Muffa che sta arrivando. Voglio dire, è qui che si giocano molte. Si giocano anche le condizioni della mobilità delle valli, perché questi sono recapiti preziosi per l'Idice, per il Savena, per lo Zena, per il Sillaro, ma anche a nord, per Castenaso, per Budri. Insomma, diventerebbe un riferimento fantastico e sarebbero anche accresciute le possibilità di integrazione fra SFM e mobilità privata, che rimane una questione di fondo. Noi non potremo risolvere i problemi della città metropolitana se non integrando e in modo intermodale la mobilità pubblica e la mobilità privata. Quindi l'appello che faccio è che nel rapporto difficile con Autostrade non ci si dimentichi che il passaggio cruciale di questa opportunità viene dal fatto di risolvere la mobilità urbana, suburbana
e metropolitana. Grazie ancora per l'invito.